Siamo a Foligno, il centro del mondo, lo centro del mondo, per antica tradizione che individua anche il centro del mondo. Un birillo rosso di quelli che si trovano sui biliardi. Il birillo rosso di Foligno, posto al centro del biliardo, posizionato al centro del bar centrale, che all'epoca era il Gran Caffè Sassovivo. Ora al suo posto c'è una banca. Bar centrale che era al centro di Foligno, Foligno al centro d'Italia, l'Italia al centro del Mediterraneo. Nell'antichità il Mediterraneo era il centro del mondo allora conosciuto. E quindi il birillo rosso di Foligno come centro del mondo. Ma Foligno non è solo il centro del mondo, Foligno è anche giostra della Quintana con i suoi 10 rioni, Foligno è anche ciclismo. Foligno che ha anche ospitato una tappa al Giro d'Italia, Foligno che vede oggi protagonisti ragazzi della categoria juniores per il terzo trofeo Amoni Assicurazioni, terzo trofeo Trieco, primo trofeo Fria, gara valevole per il campionato regionale di categoria. 117 iscritti, poco meno i partenti, 114 km da percorrere su un primo circuito da ripetersi 5 volte di 7 km completamente pianeggiante. Poi due giri, 32 km con la salita che porta a Monte Pennino, ultimo giro 14 km e arrivo a Monte Falco, la splendida cittadina umbra famosa per i vini. Partite in questo momento. Primo giro, succede un po' di tutto, escono dal gruppo Scriboni e Chiocci dell'UC Foligno, team che ha organizzato questa gara più un portacolori della Second Forno Pioppi. Con le immagini siamo nella prima curva che mette nel lungo rettilineo di Foligno, cade il portacolori della Second Forno Pioppi, rimangono al comando Chiocci e Scriboni mentre il gruppo sbaglia strada. Secondo giro, scivolata di Scriboni, rimane il solo Chiocci al comando, ma il gruppo sta per riportarsi su di lui. Terzo giro, gruppo compatto ma allungato, tutte le formazioni hanno un loro portacolori davanti, Scap, Coratti, Campocavallo, Second Forno Pioppi, Rinascita, Mocaiana, Fonte Collina. Quarto giro, situazione di gruppo compatto. Prima salita che porta al GPM di Monte Pennino, gruppo dimezzato che viaggia in maniera abbastanza regolare, Coratti e Second Forno Pioppi in testa. Secondo passaggio sulla salita che porta al GPM di Monte Pennino, esplode la corsa, 34 km all'arrivo, in 4 al comando.
Dorsale 4 per Mirko Iafrati del team Coratti GM Europa Ovini. Dorsale 3 per il suo compagno di squadra Pier Giorgio Cardarilli. Il dorsale 38 Giacomo Cassarà, second Forno Pioppi. E il dorsale 85 Lucio Pierantozzi della Rinascita. Alle loro spalle troviamo 80 Filippo Bafile Expert Cycling, 69 per Noro Matteo Pro Cycling Roma, 52 Marco Pugnali della Civitavecchiese, 88 Riccardo Meschini Rinascita, 109 Gabriele Brega Team Ciclistico Campo Cavallo, 11 Diego Guglielmetti Team Coratti e ancora Federico Zanni Civitavecchiese, Nicola Cocchioni UC Foligno, Marco Cecchini Scap Trodica di Morrovalle, Samuele Reggidori Gubbio Ciclismo Mocaiana, Alessio Mattacchioni Team Coratti. Il gruppo forte di una trentina di unità passa con circa 50 secondi di ritardo. E siamo all'arrivo, posto in cima ad uno strappo in pavè che porta in piazza Montefalco. Nell'ultimo giro i quattro ancora al comando. Da segnalare un tentativo di Bruno Aslani, dell'UC Foligno, poi ripreso da altri atleti. La bagarre finale scatenata dai quattro porta sotto lo striscione d'arrivo di Montefalco la vittoria in solitaria di Pier Giorgio Cardarilli del Team Coratti GM Europa Ovini. Doppietta per il Team Coratti con il secondo posto di Iafrati Mirko. Terzo posto per Pierantozzi Lucio della Rinascita. Quarto posto Giacomo Cassarà, second Forno Pioppi, che diventa così campione regionale umbro della categoria juniores. Quinto posto Francesco Gabriele, Team Coratti GM Europa Ovini. Sesto posto per Samuele Micanti, SD Unione Ciclistica Foligno. Settimo posto il suo compagno di squadra Giordano Burocchi. Ottavo posto Alessio Mattacchioni, Team Coratti GM Europa Ovini. Nono posto Federico Rosati, second Forno Pioppi. Decimo posto Elia Ciabocco, Scap Trodica di Morrovalle.